Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Passiamo immediatamente ai numeri della pandemia. I positivi ad oggi sono 59. I dati della pandemia continuerò a darli fino al termine dello stato di emergenza previsto per il 31 di marzo. Siamo tutti pensierosi e attenti alla situazione internazionale di questi giorni, la guerra tra Russia e Ucraina. A Fagnano ci sono 35 persone di origine ucraina residenti e il comune sta attivando un canale di comunicazione tra loro e le loro famiglie presenti in Ucraina. Ci stiamo attivando anche con le varie associazioni per rendere questo canale immediatamente fruibile da queste persone. Lunedì 21 febbraio la Giunta Comunale ha approvato due progetti che vengono presentati nei bandi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I progetti riguardano la palestra delle scuole secondarie di Piazza Alfredo Di Dio, che verrà costruita in via Venegoni, e il refettorio mensa per le scuole primarie Gianni Rodari di Bergoro. Ora, la Giunta ha approvato questi progetti per partecipare a questi bandi, non vuol dire che da settimana prossima partiranno i lavori. Bisogna avere pazienza e attendere l'esito dei bandi che si avrà intorno al mese di giugno. Detto questo, la strada è tracciata. Quindi, se anche i bandi non dovessero essere vinti, l'amministrazione si impegna comunque a portare avanti tali progetti per rendere utili e necessarie queste strutture alle scuole. Mi è stato segnalato da più parti che questa notte o ieri sera sono stati fatti degli atti vandalici all'interno del parco Leonardo da Vinci di Via Zara. Sono state disegnate delle svastiche sul camminamento all'interno del parco, approfittando anche forse del fatto che all'interno del parco le luci non funzionano. Allora diamo subito una prima notizia: le luci verranno cambiate insieme a tutte le luci nei parchi, comprese all'interno del progetto di, diciamo, riammodernamento dell'illuminazione del paese. Per quanto riguarda le svastiche, il parco non è munito di telecamere e non possiamo andare a vedere chi sono i diretti responsabili. Io faccio un appello alle persone residenti in zona, ma anche a tutte quelle persone che vedono e assistono ad atti vandalici. Segnalate quanto potete e quanto vedete. Fatelo attraverso i canali ufficiali del comune oppure andando direttamente al comando di polizia locale del nostro paese. Questi atti non devono restare impuniti, soprattutto perché sono atti gravi. Il disegno di svastiche è un forte segno di ignoranza, perché chi fa e disegna svastiche probabilmente non conosce quello che è stato il simbolo, quel simbolo nella storia, negli anni, o perlomeno se la storia l'ha studiata, se l'è dimenticata. Quindi è giusto ricordare bene cosa sono quei simboli e dobbiamo condannare in tutto e per tutto quello che viene fatto per ricordare e per inneggiare a tali movimenti. Veniamo a due eventi di questo fine settimana. Questa sera alle ore 21 alle scuole Salvatore Orrù i saggi degli allievi del CRT del primo e secondo corso. Domani sera, sabato, alle ore 21, nell'Aula Magna Benvenuto Piazza delle scuole secondarie Enrico Fermi di Piazza Alfredo Di Dio, si terrà lo spettacolo teatrale della compagnia teatrale La Marmotta, dedicato a Dante dal titolo Tantital. Dal 1 marzo riapre lo sportello front office nella saletta Laura Rigoli all'ingresso del castello. Lo sportello è aperto tutte le mattine dalle ore 9 alle ore 13 dal venerdì al lunedì, mentre nei pomeriggi di lunedì e giovedì è aperto anche dalle ore 15 alle ore 18. I servizi offerti dallo sportello front office sono il punto accoglienza e utenti e prime informazioni per orientare verso gli uffici di competenza. Poi la consegna agli atti del protocollo comunale, il ritiro della carta d'identità elettronica, lo sportello dedicato alle pratiche del settore socio-culturale e il punto clienti INPS. Questo sportello sarà ampliato di altri servizi che poi successivamente vi andremo a raccontare nei prossimi video. Prima di salutarci, vorrei fare un piccolo flash su quello che è la politica internazionale di questi giorni e di quella guerra. Ora, io non ho la presunzione che un sindaco di un comune della valle possa essere ascoltato dalla politica internazionale o dal mondo, però mi piace ricordare una frase che fu detta nel 1939 dall'allora Papa Pio XII. Alla vigilia della guerra disse in un radiomessaggio questa importante frase: che nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra. Riflettiamo e educhiamo le nuove generazioni a non compiere gli errori che la storia tutta ci continua sempre a segnalare, ma che noi non vogliamo mai imparare. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana e al prossimo video.